Allora, questo avete già visto, è il viene dal report IPCC, sono le previsioni per i prossimi 100 anni del livello marino. E vedete che l'IPCC di Cotterdice dice, ma potrebbe essere una cosa come 30 cm, potrebbe essere anche un metro. La media sarà tra i 40 e 50 cm. Allora, intanto vorrei farvi vedere una, cioè, farvi notare una cosa, che quasi tutte le curve sono curve che si stanno alzando verso l'alto, chiamiamo curve esponenziali, vuol dire che l'aumento, man mano che andiamo avanti, crescerà, diventerà sempre più veloce. Vedete qui questo aumento. Bene, ma quanto è, diciamo, affidabile una previsione del genere? Boh, abbiamo ormai un po' di dati, possiamo un po' confrontare questi scenari, almeno fino al 2016 li possiamo già confrontare. Allora vediamo qua, per esempio, sono stati messi dentro i mareografi e sono stati messi dentro le osservazioni da satellite, e vediamo che qui c'è una certa corrispondenza tra quello che dicevano una volta i mareografi e ciò che dicono i satelliti. La cosa interessante, vedete questa banda grigia qua? Questa banda grigia non è nient'altro. Questa banda grigia. Allora, cosa significa? Significa che le misure sono alla parte superiore di questa banda di incertezza che l'IPCC ci dà. Il che significa, se noi guardiamo qua dietro di nuovo, in pratica le misure non stanno qua in mezzo da qualche parte, ma stanno da questa parte qua, cioè stanno dalla parte peggiore, stanno dalla parte più forte. Questo qua, fra l'altro, è confermato, anche qui abbiamo nuovi dati fino al 2016, tutti i satelliti in pratica dicono la stessa cosa, abbiamo un aumento del livello marino adesso di 3 mm all'anno. Se noi proiettiamo questo verso la fine del secolo, avremo 30 cm, ma non è lineare, perché, come vi ho fatto vedere prima, il livello continua ad aumentare sempre più velocemente. Beh, questo era IPCC, ma noi dobbiamo anche renderci conto che ci sono altre previsioni. Per esempio, ci sono quelli che si chiamano modelli semi-empirici, che non guardano tanto sulla fisica, non guardano tanto come funziona esattamente la fisica, come reagisce l'innalzamento, cioè l'aumento di volume. Guardano semplicemente cosa è successo una volta con il CO2, con il livello del CO2 tanti anni fa, e quanto livello avevamo, e mettono una correlazione. E qui troviamo dei numeri ben diversi, troviamo dei numeri che stanno fra 75 cm e 190 cm, cioè sono dei numeri catastrofici in questo caso. Non sappiamo che cosa sarà, se saranno questi numeri qua o se saranno i numeri dell'IPCC qui, ma vediamo che comunque ci saranno anche altre previsioni che dicono che il livello potrebbe alzarsi molto molto di più rispetto a quello che fino adesso crediamo. E poi vorrei ricordarvi un'altra cosa, che il cambiamento climatico non finisce nel 2100, sta andando avanti, e ci sono delle commissioni che guardano più avanti, guardano al di là del 2100. Per esempio, c'è, io mi fermo qui con la Delta Commission. La Delta Commission è una commissione olandese e loro sono molto interessati che cosa succederà con il livello marino, perché loro adesso devono pensare cosa fare con le loro dighe, se devono alzare le dighe, quanto le devono alzare. Loro dicono nel 2200, cioè fra 200 anni, molto lontano, non lo vedremo mai, ma comunque loro si preoccupano di questo, da 1,50 m a 3 metri di innalzamento, quello che dicono loro. Perciò, se loro adesso cominciano ad alzare le dighe, prendono questi numeri qui per vedere cosa devono cambiare. Bene. A questo punto io mi chiedo, salvare Venezia,
cosa significa salvare Venezia? Io qua ho messo la fine dell'unità città romana, cosa significa? Allora, se una volta si chiedeva ai veneziani cosa dobbiamo fare, bisogna salvare Venezia. E per loro salvare Venezia significava salvare la laguna, salvare la città. Era un'unica cosa. Infatti, per esempio, lo sposalizio del mare lo conoscete tutti, nell'assenza, allora si faceva proprio questo forte legame, si rinnovava questo forte legame fra laguna e città. Allora, in questo caso, adesso se andiamo avanti nel tempo, quel cambiamento climatico, noi dovremmo di nuovo farci questa domanda. Salvare Venezia, cosa significa? Salvare Venezia significa salvare la laguna o salvare la città? Una volta era la stessa cosa, potrebbe essere diverso nel futuro. Dovremmo forse, fra qualche 50 anni, fare una scelta. E dobbiamo fare una scelta fra salvare la laguna o salvare Venezia. Bene, salvare la laguna, adesso lo butto lì un po', è molto più facile. Se vogliamo una bella situazione lagunare, introduciamo di nuovo i fiumi, introduciamo di nuovo sedimenti, magari tiriamo via di nuovo le dighe foranee in maniera che si creano di nuovo le basi di sabbia, così c'è di nuovo una situazione più naturale. Se pensiamo solo alla laguna, no? A un certo punto dopo troveremo un equilibrio, ma chiaramente lascia al suo destino la città. No? A questo punto, ecco, avremo sempre questa possibilità di avere queste bellissime aree. Comunque, salvare la città di Venezia è una cosa diversa. Allora, intanto si tratta di salvare il patrimonio dell'UNESCO. E il Mose tenta di fare quello, salvare la città di Venezia. Solo che potrebbe essere che, se aspettiamo abbastanza a lungo, quando avremo un innalzamento troppo forte, neanche il Mose può più rispondere a questo problema di salvare Venezia. Allora, io qua vi ho fatto vedere, cioè io ho fatto dei calcoli, io sono un modellista numerico, io faccio modelli numerici, in maniera di vedere come reagisce, per esempio, reagiscono le correnti, il livello del mare, il livello all'interno della laguna. Bene, io qua ho fatto finta di avere già il Mose a disposizione e ho fatto alcuni anni, ho fatto le prove per vedere quante volte dovrei chiudere la laguna se avessi il Mose a disposizione, chiaramente con una situazione del passato. Allora, attualmente se non ho un innalzamento del livello del mare, devo chiudere sui quattro, mi ha detto 5 volte, 10 volte l'anno, probabilmente. Man mano che si alza il livello marino, 10 cm, 20 cm, 30 cm, devo chiudere sempre di più, vedete queste curve vanno su, gli eventi per cui devo chiudere vanno su. Focalizziamoci sui 50 cm che potrebbe essere un evento che potrebbe succedere, perché alla fine di questo secolo 50 cm quante volte devo chiudere? Devo chiudere fra 300 e 400 volte. 300 e 400 volte. Cosa significa? Allora, l'anno, chiaramente sapete, ha 365 giorni, dovrei chiudere una volta al giorno. Con un innalzamento del livello marino dovuto al cambiamento globale, io dovrei chiudere una volta al giorno. Questo chiaramente è catastrofico. Ancora peggio, se io guardo, allora questo è il numero di volte che devo chiudere, ma posso anche vedere quanto tempo devo chiudere. E lì, se arriviamo a 70 cm di innalzamento del livello, devo chiudere 3.500-4.000 ore. Allora l'anno ha solo 8.000 ore. Il che significa che devo chiudere metà del tempo rispetto a tutto l'anno. Significa con 70 cm io dovrò, sì, la laguna sarà più chiusa che non aperta. Questa è una cosa un po' complicata, cerco un attimo di farlo capire, perché qualcuno ha accennato della chiusura non di tutte le bocche, ma solo di uno. Era lei? Lo sconto. Allora, questo in pratica vi fa vedere che qui abbiamo il livello, diciamo, alle bocche di porto, qui abbiamo il livello.
una crocetta. Allora, queste sono queste crocette blu, sono quelle che si sono verificate o si potrebbero verificare. Allora, quando io ho 120 cm alle bocche di porto, io andrò ho leggermente di più a questa salute. Cosa significa? Significa che la luna amplifica leggermente il segnale malare. Quando io ho una situazione di 100, avrò 101, 102 all'interno della luna. È una cosa naturale, perché la luna è proprio fatta in questa maniera per amplificare il segnale. Allora abbiamo qui la situazione, cioè la situazione di adesso. Se mettiamo in modo, ci sono questi cosi qua. Allora vogliamo difendere la luna da 100 a 110 cm di questa linea qui. Vedete che ho 120 cm all'interno, se chiudo, ho 105, giusto? Il MOSE blocca l'acqua e così, diciamo, possiamo difendere Venezia a 110 cm. Tranne in alcuni casi, nei casi peggiori, dove qui effettivamente neanche il MOSE è più capace, ma sono casi eccezionali, come vediamo qui. Per il resto il MOSE funziona bene. Ma cosa succede se chiudiamo solo il lido, per esempio, se chiudiamo solo il maremoto o chiodo? Succede questa nuvola qui. Vedete? Questa nuvola qua sono le situazioni se io chiudo solo una bocca, per esempio. Allora significa che invece di avere difeso a 110 cm, io di nuovo ho una situazione quasi come se non avessi il MOSE. E per questo è importante che adesso finiamo il MOSE, perché il MOSE a metà non serve a niente. Non serve assolutamente a niente, perché avremo comunque la quarta. Una sola bocca, come dito, che adesso potremmo dire, boh, non abbiamo più solo dito, non facciamo, finiamo solo il dito, e lasciamo una bocca che ho già detto, sarebbe un disastro, perché non serve a niente, abbiamo buttato via dei soldi. Bene, allora, la cosa interessante è che, se io vi ho detto questa situazione, che a un certo punto il MOSE, o qualsiasi altra barriera, non voglio prendere il MOSE, ma qualsiasi altra barriera che devi chiudere, qualsiasi altra barriera mobile, a un certo punto, se il livello si alza troppo, arriva al suo limite, e perciò non è una domanda di se succede questa situazione, è una domanda di quando succede. Se non succede nel 2100, succederà più tardi, ma è sicuramente che prima o poi succederà. E dovremmo a un certo punto pensare a delle situazioni alternative. Allora, il dottor Gambolato ci ha fatto vedere come possiamo guadagnare 30 cm. Purtroppo anche quei 30 cm prima o poi, magari ci guadagniamo tempo per trovare qualche altra tecnologia, venire fuori qualche altra tecnologia. Ma una volta che è arrivato al punto che dobbiamo più chiudere che non lasciare aperto, a questo punto, forse, e questo lo dico come una cosa un po' provocatoria, dobbiamo pensare che forse dovremmo veramente chiudere permanentemente la luna. E chiaramente che cosa succede a questo punto? Questo trasformerebbe la luna in un lago dolce. E per poter fare questa cosa qua, chiaramente ci vogliono comunque alcune cose che prima, che poi potremmo essere in grado di realizzare questo, dovremmo disciplinare la laguna, dovremmo avere una canalizzazione vera, una cosa che funziona veramente all'interno dei canali, e dobbiamo anche essere in grado di portare il porto, sia l'industriale che quello turistico, fuori dalla laguna, perché una volta chiusa la laguna chiaramente non potremo più avere davanti il numero delle navi. E se voi mi chiedete, ma come sarà una laguna chiusa, una laguna di acqua dolce? Ma ci sono tante lagune di acqua dolce in giro, tutte le lagune del Baltico sono lagune di acqua dolce, sono bellissime, anche le lagune del Danubio per esempio sono belle, cioè non spaventiamoci, ma dobbiamo già pensare adesso per i nostri nipoti.